Ragazze e ragazzi, ben ritrovati a un nuovo episodio di The Last of Us parte 2. Allora, partiamo un attimo più avanti rispetto a dove ci siamo lasciati, ma non è successo assolutamente nulla, ho solo deciso di tagliarvi questo tempo morto. Ho lasciato la barca lì dietro, come potete vedere, e mi sto appropinquando là dove avevamo visto questi falò. A quanto pare c'è uno scontro in corso tra i membri del WLF e i Serafiti. E noi dobbiamo capire un attimo come introdurci all'interno di questo luogo, anche perché mi sa che dovremo necessariamente passare da qui in mezzo, per cui forse è meglio fare piazza pulita. Voi che dite? Quindi cerchiamo di fare un'azione stealth abbastanza pulita. Allora, ok, come silenziatore sono messo bene. Ho visto qualcuno muoversi lassù. Forse potevo anche portare la barca più vicino, però non si sa mai. Tanto laggiù, si può esplorare mica? Non credo. Ah, attenzione. Questo suono indica che ci stanno forse vedendo. Però. Ah, attenzione. Ottimo. Craftiamo un attimo. Un medikit senz'altro. E basta, non possiamo fare assolutamente altro. Ora ci vorrebbe un fucile da cecchino. Io però ho bisogno del potenziamento. Guardateli. C'è solo lui. A pillole come si è messi? 21, niente. Ah, anche lì. Qualcuno. Ragazzi, senza un fucile da cecchino però facciamo ben poco. Anche da questa altezza. Non c'è come lanciarti della possibilità di bloccare i nostri avversari. Allora, quello è sceso a controllare. Vabbè, dai, buttiamoci, proviamo. Finché non ci vede. Perfetto. Beccati questo. Bagel Bros. È una catena allora. Non l'ho ammazzato? Ancora due colpi. Merda. Dai. Ma merda. Vabbè, abbiamo fatto casino però. Però non abbiamo preso troppi danni. Au contraire. Setacciamo l'aria. No, 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 non setacciare un bel niente, please. Guardatela. Vai, è lì. Uccisione rapida. Ottimo. Crepa. Mi sono fatto ingolosire da questo snack, però lì c'è uno. Non possiamo craftare un altro silenziatore, no? Ok. Ok, quel fischio significa che ha visto il cadavere, secondo me. Madonna mia. Guardate lì, si vede proprio l'animazione del fischio. Sta richiamando gli altri. Forse lo è. Forse è proprio un incubo, cara. Ah, beh, dai, abbiamo fatto. Buono. E perché siamo venuti qui? Innanzitutto per guardare questo ritratto.
Ancora tu. Maledetta. Sentite i tuoni. Il fragore di questi tuoni. Jules, di nuovo Jules, erano i disertori, no? Jules e l'altro. Jules, spero che tu riesca a perdonarmi. Eravamo fradici, affamati e infreddoliti quando siamo arrivati al loro accampamento. Una serafita si è presa cura di noi, cibo caldo, coperte, irradiava amore, mi ha trattato come uno di loro. Si chiamava Karen. Il piano era salire in barca con loro e raggiungere Haven il mattino successivo. Poi spari, la testa di Karen che esplode, il suo sangue che mi imbratta, la fuga disperata. Zachary che viene colpito, di nuovo Zachary. Erano i nostri, due lupi, mi sono passati accanto. Avranno pensato che fossi loro prigioniero. E poi mi si è rotto qualcosa. Ho estratto la pistola e gli ho sparato alla nuca. Zachary è forte, ce la farà. Abbiamo seppellito Karen e pregato per lei. Zachary mi ha dato un altro nome, Emmett. Dice che significa verità. Mi sono rasato la testa e sfregiato il viso. Juliet, non. Jules, non so se mi riconosceresti, Emmett. Eh sì, questo è il disertore che si è unito a Serafiti ed è arrivato al punto di ammazzare i suoi stessi compagni lupi, eh. Chissà se è lei e Karen, può darsi. Quindi sì, si rasano la testa, effettivamente. Ok, ma. Qui non c'è altro. Ma quindi era un'area totalmente opzionale? È totalmente opzionale, però mi aspetto di trovare qualcosa di fico. Forse semplicemente dovevamo passare da qui sotto con la barca e quindi ci avrebbero beccato. Eh sì, penso più sia questa la verità. Ok, vabbè. Via libera, dai, possiamo proseguire indisturbati. No, ho lasciato la barca parecchio lontana, ma ragazzi, mi capirete. Meglio essere cauti. Per quello ho iniziato il video un po' dopo. Ok. Ripartiamo. Verso l'acquario. Che è la nostra meta. È lì che troveremo Abby. Nella scorsa puntata, per i più smemorati, infatti, ci siamo separati da Jess, che invece è andato alla ricerca di Tommy. Mentre Ellie ha deciso di perseguire la sua vendetta. Ah sì, dobbiamo passare proprio da qui in mezzo. Oh, saltino. Di qua. Usciamo di qua. E via, continuiamo. Ah. Capolinea. Non possiamo sfondare? Beh, sì. Decisamente possiamo sfondare. Certo, sarebbe troppo facile. Ok. No problem. Cerchiamo di capirci. Non possiamo proseguire a nuoto. Dobbiamo trovare il modo di alzare quella saracinesca. Qua cosa abbiamo? Sala giochi, Wii e B, notte horror, 100 ticket gratis a chi viene in costume, trofei speciali per la notte di Halloween, orrori commestibili, gara di costumi, premi spettacolari, 20 settembre, 31 ottobre alle 20 di mezzanotte. Beh, è chiaro che. No, che cacchio sto dicendo, regà, sono fuso. Stavo per dire, è chiaro che sia ottobre, che siamo nel periodo di Halloween, ma non è assolutamente vero, di Halloween di qualche anno fa, di parecchi anni fa, di prima che tutto questo accadesse, quindi questi oggetti non ci aiutano a capire il contesto. Poi è inverno, credo. Ok.
Va bene. Ingranaggio. Certo che il gioco è abbastanza avaro di Cristo. ingranaggi. Oh Cristo, sì. Eccolo la sala giochi. Bella. Anche questo habitat, questo luogo ci ricorda il DLC. Se non sbaglio era questo il gioco. Sono condannato a interventi sul campo. Era questo il gioco, The Turning, Two Players, il gioco a cui hanno giocato Ah, Ellie porca e troia. la sua amica nel DLC. Bellissima quella sequenza. Ok, lì c'è il tavolo da lavoro, qui c'è il proseguire, quindi andiamo al tavolo da lavoro, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa per una volta. Ma voglio il mirino telescopico al fucile, ho deciso, basta. Ci volevano 60 pezzi però, li avremo? Sì, 93. Oh, finalmente. E allora, mirino telescopico. Perfetto. Attivabile con? Non ho letto però. Guardate, sembra Minecraft. Il disegno sul tavolo. Com'è che si fa? Esamina. Fammelo solo vedere un attimo. Ah, con X, giusto. Oh, finalmente. Adesso questa arma, ragazzi. Ci vorrebbe solo un silenziatore, ma quello non possiamo inserirlo, temo. La vita, come siamo messi? Bene, siamo al massimo. Allora, di qua. Bloccata, davvero? E quindi come ci arriviamo lì? Sopra si può salire, però forse abbiamo bisogno di spingere. Ah, sì, perfetto. Abbiamo bisogno di spingere questo. Ok. Mamma mia, i tuoni. Si fanno sempre più forti. La tempesta è in Arriva. arrivo, cara Abby. Mi spingi, Ellie. No, merda. Eccoci qua. Ci mancavano gli infetti. Splutter. Ma ciao caro. Maledetti Bloober! Aspettavo di incontrarvi anche a Seattle. Sì, in effetti. Ok, via. Merda. Merda. No, ci mancavano. Ma dai! Cazzo. Dai, uccidila, Ellie. Sto premendo triangolo. Nella speranza di raccattare qualcosa. Ok, dov'è? Morto. Ok. Beh. È andata bene. Merda. Merda, sì. Allora. Ok. Ora Ma al di là della ruota, la barca. Oh, forse abbiamo davvero smesso di farci i nostri giretti in barca. C'è qualcosa che non posso prendere?
Sospettisce. Vabbè, ok. Ok, un altro giretto. Infatti. No, non voglio cambiare. Munizioni. Fortuna questa sala giochi era piena di munizie. Ok. Carta. Kazakh Bright. Pianeta d'origine Titano, mente 100, forza 40, affiliazione Spark. Rimasto orfano durante la guerra civile di Titano, il giovane Kazakh Bright giurò di vendicarsi contro la Future Alliance, che riteneva responsabile per lo scoppio del conflitto. Negli anni divenne un celebre ingegnere delle comunicazioni, trovò impiego alla Spark 2100 e sviluppò una tecnologia a segnali quantici che permetteva trasmissioni istantanee su lunghe distanze. Nonostante il vantaggio, la Spark continuava ad anellare sconfitte contro la Future Alliance. Così, dopo aver esteso il raggio del comunicatore quantico ben oltre i confini del sistema solare, Kazakh ha iniziato a cercare qualcuno, qualcosa in grado di aiutarlo a ottenere vendetta criminale neutrale. Va bene. Guardate. Altri giochi. Ok. Siamo sbucati dall'altra parte. Forse sì. Non ce lo siamo goduto molto, Jess. Siamo di nuovo da soli. È un peccato. Ok. Vecchi computer. Un sacco di case. Oh, c'era qualcosa qui. Vediamo. Ah, sempre per Jules. Questa storia. Non riesco a respirare, troppo orrore. Ci siamo fermati in questo rudere per recuperare qualche scorta dell'ultimo minuto e siamo stati assaliti da un grosso demone. I demoni sarebbero gli infetti, parla del Bluter. Stava per afferrarmi quando Zachary gli è balzato davanti colpendolo con l'accetta. Il demone l'ha afferrato per la testa e gliel'ha strappata a metà. Ah! Qui abbiamo perso Zachary. Non c'è più niente da fare, sono scappato, non sono un codardo, non c'era altro modo. Ora sono solo. Ma devo portare a termine il viaggio. Raggiungerò l'isola per unirmi ai nuovi fratelli e sorelle. Troverò i genitori di Zachary e onorerò il suo nome. Jules, temo che non ci vedremo mai più. Pregherò per te. Addio, amico mio, Emmet. Ah, ma era un... Ok, vabbè, credo che questa side story sia terminata qui. Era un uomo, Jules. Credevo fosse una donna. Jules non è anche il nome di una donna? Beh, in realtà no. Jules Verne. Giulio. Ah, sì. Jules. Vabbè, vabbè. Poco importa. Cioè, no, in realtà è carina questa... questa storia di disertori. Di lupi e iene. Finalmente. Finalmente. Fatto. Ok. Mi posso buttare? È morbido? Beh, mica tanto morbido, però. La ruota. Mamma mia, che odissea, guardate i tuoni sullo sfondo, molto, molto scenografici, molto teatrali in realtà. Che ci dicono? È lì che si consumerà la vendetta? È lì lo scontro finale? Che atmosfera. Proprio la furia degli elementi. Ma molto bello.
Guardate. Siamo quasi arrivati all'acquario. Oddio, cavalloni. Tentelli. Abbiamo raggiunto il mare. Sapete, inizio a capire perché la barca era l'elemento che non va. Sto premendo giusto, ma non va. Cazzo. Ali, non così. Non così. Meno male che ha imparato a nuotare, però la barca è affondata. Wow. Oddio. Un altro cavallone. Devi restare sotto, quasi. Sì, bisogna abbassarsi in realtà quando arriva l'onda. Però dicevo, inizio a capire perché la barca è l'elemento che vedevamo nel menu principale. Giù! Ok, ha funzionato. Giù! Mi ha preso. Vi striscio, ma mi ha preso. Madonna. Che pathos. Giù. Ok, ci siamo. Coraggio, Ellie. Ci sei. Oddio. Si sente proprio la pesantezza del viaggio, dell'essere riusciti ad arrivare fin qui. Cioè, inizio a sentirmi stanco anch'io. Non c'è nulla? Relitti. Navi trascinate qui dalla mareggiata, dalle numerose mareggiate, probabilmente. Ok. Ok. Abby, dove sei? Allora, lì forse si va avanti, quindi prima raccattiamo il raccattabile. C'è questo parco giochi. Qua non c'è nulla. Sentite, infreddolita. Ah, però si può strisciare qui sotto. Allora, viene da pensare che la porta lì sia chiusa. Proviamo. Sì. Bloccata, quindi si può aprire dall'altra parte. Non ci resta che passare sotto. Via, sentite tamburi. Oh no, da lì. Ok, possiamo infilarci lì, è chiaro che quella è la strada da seguire, però. Wow. Fermiamoci anche un attimo a tirare il fiato. Eccoci, l'acquario. I pesci morti, probabilmente. Non si riesce a vedere bene dentro le teche. Questo momento è quasi speculare al momento di serenità al parco dei dinosauri. Per il suo compleanno, per il compleanno di Ellie, il regalo che le aveva fatto Joel. Tempi decisamente più sereni, atmosfere decisamente più distese, di qua si prosegue. Qua sblocchiamo la porta, no? Vabbè, comunque. Ok. Lì era il tempo dell'innocenza, in realtà.
in larga parte perduta, perché comunque Ellie nel primo gioco ha visto cose terribili e quel flashback era successivo. Però siamo nell'acquario. La troveremo? La troveremo davvero? Cos'è questa roba? Vasche per i pesci, mi sembra, no? Cosa ti riferisci? Coralli. Anche qui viene naturalmente da chiedersi se anche l'acquario di Seattle sia stato effettivamente riprodotto per com'è realmente, ma non mi stupirei davvero se così fosse. Qua nada. Mamma mia, l'ansia. Di qua. Ma scusate, io sono salito di lì o sbaglio? No. Dio ragazzi, sono perso? No, perché qua ci sono degli oggetti che non ho mai preso, ok. No, 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 ok, è la strada giusta. Sei di 49 integratori. È il momento di potenziarti. Ecco cosa mi sta dicendo il gioco. Fumogeni extra, non me ne frega nulla. Qua abbiamo finito. Raggio modalità ascolto, sì. Respiro. Trattenere respiro e stabilizzare l'arma. Figata. Continuiamo su questo ramo, ragazzi. Da pensare, però, scusate. Li ho trovati tutti. Sì, credo di averli trovati tutti i fascicoli. Perfetto. Allora non dobbiamo essere lontani dalla fine del gioco, perché in realtà che come potenziamenti un bel po' ne abbiamo fatti, tenendo conto che qualcosina potrei essermi lasciato indietro. Ah, non si può distruggere qua. Allora merda, sì, Ellie, come facciamo? Esserci un modo. Pensiamoci. Di qua però. Allora. Un attimo. Sì. Ok, ok. Non so nemmeno a farvi il rimando a Metal Gear in questa scena. Perché è abbastanza palese. Oh cazzo. Parate la bava. Brutale, Ellie. Stupido cane. Questo è per tutti i giocatori che fino a questo punto avevano provato a risparmiare i cani. Bloccata. Ah, ok, era la porta dall'altra parte. Ehi. Dio. Cosa è successo qui? Hanno provato a curare qualcuno? Merda. Chiusa.
di là si prosegue. No, no, no. Qui si va avanti. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Dobbiamo essere preparati. Questi sono i loro sacchi a pelo. Ok. Vediamo se troviamo indizi. Owen Moore. Owen. Vabbè. Era una delle luci. Owen è l'amico ex amante di Abby, quello che nel tutorial sulla neve ci ha tenuto compagnia. Vediamo. Nuova voce del diario. Il ragazzo di Mel, colui che l'ha messa incinta, Owen Moore. Ed era un ex luce. Iniziamo a collegare i puntini. Non è che il WLF è il movimento delle luci che ha trovato un nuovo scopo, una nuova ragione d'essere nella guerra al Fedra. Come questa sensazione, ragazzi. Bloccata ancora. Quindi anche Abby è un ex luce. Ora possiamo capire perché ce l'avesse così tanto con Joel. Ha ammazzato qualcuno delle luci. Ok, ci siamo. Nessuno torna vivo da quell'isola. Mel e Owen. Ho rischiato la vita per te. È una sua scelta, io non ci vado, cazzo. Allora resta. Torna indietro. Fanculo, Owen. Mani in alto. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dov'è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi e mi interessa lei. Cazzate. No, lì è incinta lei. Tu. Vieni qui. Usa quella tecnica. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! No, no. Owen! Non lo volete far fare, eh? Dimmi dov'è. Che cazzo è? Thank you.
Ragazzi, non va tutto bene un cazzo. Abbiamo ucciso una donna incinta. E beh, in realtà magari potremmo aver ucciso altre persone incinta, semplicemente non lo sappiamo, però tutte le donne che ha ammazzato Ellie e gli uomini potevano essere tutti potenziali madri e padri. Quindi ok, però saperlo è quello che fa la differenza, no? Fino a che punto ti spingerai, Ellie, ancora? Abbiamo trovato Tommy. Non hai più motivi per andare avanti. Ma lo farai. Adesso sì che le cose sono interessanti, perché ora non ci sono più scuse. Puoi abbandonare la tua vendetta oppure andare avanti. Proseguire. Stanno pensando di tornare indietro loro. È inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, è il tempo di arrivare e si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellisburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Ne ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Jess è simpatico, è veramente un bravo ragazzo. Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Cosa? Cosa? Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi, forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella fogna! No! Cazzo! Stop! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! Cazzo! No, So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Cazzo, veramente? Davvero. Papà!
4 anni prima. Papà? Non ci posso credere. Wow. È morto Jess. Avevo appena finito di dire che mi stava molto simpatico. Era uno dei miei personaggi preferiti di questa parte 2 e ovviamente appena finito di dirlo me l'hanno ammazzato. Lei sta cercando suo padre. Che 9 su 10 è colui che Joel ha fatto fuori. A sua stessa insaputa e a quella di Ellie. Porca vacca. Cane mangia cane. Papà! Dove sei? Quanti anni avrà Abby? Perché qui ha il volto molto adulto già anche rispetto ad Ellie. Quindi direi che è più grande. Ha già una pistola. 4 anni prima. Qui dove sono? Ci sono. Ok. Se ci sei allora aspetta che voglio... Ah, aspettate! Non... Anche lei ha un diario. Attenzione! Biglietto di ringraziamento di Mel. Meno male che mi è venuto in mente. Abby, volevo ringraziarti ancora. Tuo padre sta rivelando un mentore fenomenale durante la transizione e le procedure più complesse. Non so esprimerti la mia gratitudine per avergli parlato di me. Penso che dovremmo festeggiare con una bella sbronza. Exo Mel, che vuol dire il bacio. Ritratti di Abby di Owen. Sì, Owen stava con Abby, questo lo sappiamo. Ho provato a ritrarti mentre dormivi, ma queste mie mani della malora non sanno catturare il tuo fascino ipnotico. Ieri mi sono divertito. Rifacciamolo. Il tuo semplicione, Owen. Semplicione, sempliciotto forse. Ah, ok, ok, si può entrare anche di lì. Ragazzi. È chiaro, no? Dove vuole arrivare il gioco? Ah, lo zoo. Festival di luce allo zoo, se fan vedere la giraffa. Se fan vedere la giraffa, secondo me la fan vedere. Per far capire che insomma, se lo fanno e penso che lo faranno e dovrebbero farlo, non possono sprecare un'occasione del genere. È una parculata incredibile, però grandi, figata. Ok, è chiaro il messaggio, no? Sta diventando sempre più palese. Tu non sai la storia di nessuno, non sai le motivazioni di nessuno. Non esistono buoni e cattivi, esistono solo azioni e conseguenze. Persone che fanno cose e le conseguenze di quelle cose. E quindi io immagino cosa potrà essere successo. Posso anche immaginare cosa potrebbe succedere di qui a poco, ma non lo dico, non devo evitare spoiler. Però spero che succeda quello che immagino che succeda e che Neil Druckmann e il suo team osi fino in fondo. E però posso capire cosa ci fanno usare questo personaggio orribile. Ragazzi, orribile. Ma chi è orribile? Ma avete visto cosa ha fatto Ellie? Cosa ha fatto Joel? È un mostro. E io una cosa che ho sempre detto, anche in The Last of Us parte 1, e Dio quanto ringrazio di aver fatto quella serie di live di Critic Run, a cui poi ho tolto il titolo Critic perché insomma non mi andava. Però sono veramente contento perché è un testamento di tutto ciò che ho detto. Joel, ah, Joel è l'eroe. Joel è un personaggio positivo, un padre. Ma cosa avresti fatto tu? Ma cosa avresti fatto per riavere tua figlia? Ragazzi, non giudico le azioni, ma il suo comportamento è deprecabile. Probabilmente ha rovinato una persona e ha causato, come un effetto domino, come delle tessere che cadono, la situazione che stiamo vivendo oggi. Tutto ruota intorno al gesto di Joel. È chiaro che Joel ha ucciso qualcuno di vicino a Abby, probabilmente suo padre, come stiamo capendo da questo flashback. E ha messo in moto le azioni che hanno portato alla sua morte, a quella di Jess, e speriamo basta, non a quella di Ellie e Dina, però a un certo punto potrebbe anche accadere. E quindi l'eroe,
personaggio buono, il padre dell'anno Joel. Ragazzi, ho letto di quei commenti. Ah, Joel è di quelle teorie, no? Joel in realtà ha capito che non c'era più speranza nell'umanità e allora ha fatto bene, quanto mi fa paura questo tipo di ragionamenti. Quando le persone iniziano a giustificare gli antieroi per smettere di dare adito alla speranza, perché la specie umana fa schifo, gli estinzionisti. Non tollero veramente questo tipo di discorsi, ma comunque andiamo avanti. Chiaramente io tifo per Abby. Le nostre luci colorate vi accompagneranno in un meraviglioso viaggio notturno attraverso una foresta illuminata, un tunnel di stelle e decine di strabilianti esposizioni per far visita ai nostri amici animali durante le vacanze. Eh sì, le rene sono tornate. Prenotate subito i biglietti dal 14 dicembre 2013 al 1 gennaio 2014. Per ogni biglietto acquistato 50% di sconto sul secondo. Ok. Allora, facciamoci solo un attimo, poi stacchiamo, che anche questo video è stato bello denso e veramente meraviglioso. Anzi, direi di staccare, stacchiamo qui. Adesso vedo se puoi registrare uno subito dopo, andare a letto perché è parecchio tardi nel momento in cui sto registrando. Comunque, grazie come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nella prossima puntata che sono sicuro sarà molto molto interessante. Quindi non perdetevela, alla prossima. Ciao ciao.